Il nome Anisette vuole essere un racconto di questa sfumatura che ha il vetro, quindi ricordare un po' come succede con l'anice, liquore che nasce a Bordeaux nel metà del Settecento e che ha una doppia profumazione, o meglio, diciamo che l'anice può avere la sensazione del finocchio e la sensazione della menta, quindi è piacevolmente fresco. Sono due valori così forti che davano l'idea di questa doppia conformazione dei due vetri, ma soprattutto l'anisette che, mischiata nell'acqua trasparente, la parte alcolica si diluisce e ha queste sfumature magiche, appunto, dal bianco fino al trasparente. I due vetri si possono contrapporre. Questa è la magia che abbiamo cercato di raccontare e di valorizzare, cioè posso cambiare la parte con il bianco e metterla agli opposti dei due vetri, oppure viceversa verso il centro. Quindi c'è una possibilità di ottenere poi, sulla diffusione della luce, un oggetto che cambia consistenza, che cambia la sua diffusione, e per questo crediamo che è diventato un prodotto interessante nella memoria dei prodotti di Vistosi, con questo bianco palino storico utilizzato da sempre dall'azienda, con questa nota di novità della libertà di poter interagire con i due vetri, di intercambiarli e ottenere questa diffusione piacevole ma sempre molto luminosa.